primo momento che viviamo è stata ricollocata la lastra di marmo, ricordo il maestro Laurenti, nel decennio scorso era collocata nel cortiletto per la chiesa e gli spogliatori del teatro della Caldaia, dove c'era il patronato Atri, Sala Nonni, dove le chiamiamo. Claudia ora leggerà il contesto in cui è nata questo lapide, ricordo il maestro Laurenti, poi per la benedizione della lastra di Don Giancarlo in controllazione del teatro, la benedizione delle opere oratoriane, vedremo prima gli interventi di Mario, ricordo il Don Giancarlo, il sindaco Mario il Duca e conclusione il mio intervento e poi la preghiera di Cristo del Monsignor Vescovo. Laurenti nacque il 3 dicembre del 1908 a Belgioioso, nel Rione d'Osso. Con tenacia studiò e si diplomò maestro. Durante gli anni dell'insegnamento si laureò in materie letterarie e divenne direttore didattico. Le sue origini popolari fecero di lui un insegnante aperto ai problemi sociali, conoscitore profondo delle esigenze del popolo lavoratore. Fu e rimase sempre, anche dopo la laurea, il maestro, capace di spezzare il pane della scienza, come apre la mente a nuove conoscenze, agli irraggiunti ideali di pace e di giustizia. Per queste sue ammirabili peculiarità fu presidente dell'ente comunale di assistenza, consigliere comunale per 3 legislature, fondò e fu presidente del circolo locale Acqui. Ovunque portò la sua fede e la sua esperienza di cristianesimo vissuto ed operante. Morì il 26 settembre del 1962 e il 27 aprile del 1975 la scuola elementare venne intitolata a suo nome. La lapide che oggi Monsignor Vescovo benedirà venne posta dall'allora parroco Monsignor Battista Clerici in oratorio dove esisteva la sede Acqui. Successivamente venne tolta e conservata in parrocchia. Oggi il ricollocamento nel nuovo simbolo per la crescita delle giovani generazioni vuole essere un omaggio all'indimenticato maestro che visse nella completa dedizione al prossimo. Cinema ideale a Don Giancarlo Codiglioni, è un salone che ha avuto il suo lavoro di ristrutturazione nel tempo. Domenico è il curato che ha concluso i lavori di restauro e di adeguamento secondo le norme vigenti. Lascio la parola a Mario che dà la testimonianza del suo vissuto, il suo incontro, la sua amicizia con Don Giancarlo. Se penso a Don Giancarlo, torno come tanti di noi agli anni della mia adolescenza, ai miei capelli lunghi e neri, al mio fisico senza pancia e all'entusiasmo scoppiato con l'arrivo di questo prete che ci ha fatto apprezzare ed amare questo luogo. In fondo è stato lui che ci ha raccolto qui e ci ha insegnato a stare in oratorio, al servizio degli altri, in particolare dei più piccoli, sempre con gioia e sorriso. Sì, è lui. Lui è stato un prete con il sorriso strappato in viso sempre. Non mi ricordo di averlo mai visto triste. Ricordo in modo particolare la sua goliardia e come si divertiva a far impazzire le signore che chiacchieravano sul serrato della chiesa dopo la messa, rincorrendole con topini, ragni e serpentelli di plastica. Voglio dire che non ha perso neanche col passare degli anni. Ricordo un pomeriggio di tanti anni fa quando l'ho incontrato vicino all'ospedale più religioso dove veniva a trovare i suoi parrocchiani ricoverati. Ero con Stefano. Il Don, dopo due parole di saluto e qualche complimento a Stefano, è riuscito con uno stratagemma a togliergli una scarpa e lanciarla nel parcheggio, ridendo crepapelle. Stefano è arrivato a casa e raccontando a Maria l'accaduto, ha esordito dicendo: ho incontrato un prete pazzo.
e Maria ha risposto, ha incontrato il nostro contemporaneo. Allora torniamo dal merito dove è iniziato la ristrutturazione del nostro oratorio, continuato poi dai suoi successori, fino ad arrivare oggi ad avere un oratorio bello e funzionale. Don Giancarlo ha introdotto l'oratorio misto, fino ad allora infatti le ragazze frequentavano l'oratorio femminile dalle scuole canossiane. Siamo coinvolti nei turni di servizio al bar. Alcuni di noi sono diventati animatori della CR, formati ai corsi al Donale, al campo scuola d'Orga, ma soprattutto ci ha insegnato la gioia del servizio. Ho ancora un'immagine che mi ha spedito da un suo ritiro spirituale, con una scritta che diceva così: dormivo e sognavo che la vita era gioia, mi svegliai e vidi che la vita era servizio, servii e vidi che nel servizio era la gioia. Ho cercato di tenere sempre presente questa frase nella mia vita. Chissà quanti di noi ha lasciato i suoi preziosi insegnamenti, che ancora sono lì a raccontarci il nostro prestigio all'oratorio. Per noi è stato importante, ma anche noi eravamo importanti per lui. Se non ci vedeva per due giorni consecutivi in oratorio, veniva a casa nostra preoccupato che non fossimo malati. Per la comunità parrocchiale è stata una figura capace di costruire relazioni autentiche e fraterne, a cominciare dal suo rapporto con il nostro austero parroco di allora. Ricordo che alla morte di Monsignor Clerici tutto il paese lo voleva come parroco successore e lui, umilmente in obbedienza, si trasferì nella parrocchia di Materno. Ci ha insegnato in particolare ad amare la messa, coinvolgendoci il più possibile nelle preparazioni e nelle letture anche delle veglie e di Natale di Pasqua. Ricordo le messe all'aperto per noi ragazzi, alla Pesolana e in mezzo alle viti sulle nostre colline, alla fine di un ritiro spirituale in una casa di Domenico Costretto. È stato un innovatore, addirittura precursore del compromesso storico, quando alla fine di un'estate in cui si erano organizzate le religiosiadi, ha portato il nostro parroco, Monsignor Clerici, e il sindaco Zanaboni, e chi li ha conosciuti sa cosa significa, a premiare i ragazzi vincitori delle varie gare sportive. Grazie a Don Giancarlo per aver condiviso con noi ragazzi e ragazze di Virgilioso negli anni 70 una parte importante della nostra vita. C'è stato per noi un amico, un compagno di viaggio e un maestro di vita umana e cristiana. E grazie a te, Don Roberto, per aver pensato di intitolare il Teatro Cinema Ideale a ricordo di Don Giancarlo, il nostro prete dell'oratorio. Sono 12, 13, 14, 15 anni, sono gli anni in cui appunto Don Giancarlo è stato qui. E veramente i ricordi sono veramente tanti. Dal fatto che non tanto perché pensava che fossimo malati, ma per prenderci per le orecchie e per farci venire all'oratorio, se lui non ti vedeva, era molto invalido di venire a prendere a casa. E non c'era niente da fare. Ed era anche un parroco che aveva una capacità di coinvolgimento, ovviamente senza coinvolgimento a tutti gli altri parroci, ma semplicemente perché appunto sono ricordi che io parlavo con molti dei miei costretti e con chi aveva qualche anno in più, qualche anno in meno, proprio ricordando Don Giancarlo in occasione di questa giornata, ma tutti abbiamo gli stessi ricordi, cioè un prete, non lo so, mi viene rivoluzionario, ma rivoluzionario nel senso positivo, perché rispetto ad altri avevo questa capacità, questa voglia di coinvolgere, questa voglia di fare aggregazione, questa voglia di fare, che è rimasta, credo, nel ricordo di tutti noi. Un ricordo sicuramente grandemente positivo e ognuno ha, credo, episodi da raccontare rispetto al rapporto con lui. Io ne racconto una, ma che mi è rimasto proprio impresso, perché all'epoca si facevano le vacanze solo con i genitori e i miei genitori facevano 15 giorni e poi era la vacanza, perché si andava al mare assieme, si faceva la vacanza. Poi io torno e noi lo facevamo sempre da tutti.
torno e, se non ricordo male, o a fine agosto o inizio settembre, Don Giancarlo mi dice: guarda, dobbiamo andare a fare il campo estivo al Tonale. E io dico: vabbè, chiedo a mia mamma, perché ovviamente chi mandava in casa non era mio papà, era mia mamma, e dico: guarda, devo andare a fare il campo estivo. Apri di cielo, ma come, tu le ferie le hai già fatte? Il campo estivo, cioè, uno lo interpreta come ulteriori ferie. Hai sei già fatto i tuoi 15 giorni, non se ne parla neanche di fare una settimana. Beh, insomma, a Mosso ha telefonato a Don Battista Clerici, il quale poi, tramite un giro incredibile, è andato a, da mia mamma, non è andato direttamente, ma ha mandato una persona amica. Insomma, alla fine sono andato a trovare. Ecco, mettiamo la voce. Cioè, era proprio uno che aveva una volontà incredibile di coinvolgere, di farci crescere come ragazzi, spiritualmente, ma anche proprio come aggregazione, come capacità di metterci assieme, di farci parlare anche tra generazioni diverse. E ricordavo prima il compromesso storico, bene, non so se poi sia stato un bene o un male, però i primi dibattiti politici a cui ho partecipato sono stati nel quel cortiletto lì, nelle sale sopra all'Acli, che alla fine poi era il bar dell'oratorio. Mi ricordo che sì, una primavera, comunque diciamo maggio-giugno, organizzò degli incontri tra noi ragazzi e gli esponenti politici di allora, cioè i comunisti, i democristiani, i socialisti, e in cui noi dovevamo fare delle domande a quelli che per noi allora erano personaggi importanti, cioè erano davvero per la nostra politica. Cercano di ricordare quali persone hanno lasciato un segno indelebile nelle nostre vite, attraverso un cammino condiviso, una parola detta al momento giusto, esperienze vissute. Tra le figure che sicuramente ritornano con certa nostalgia troviamo il sacerdote, il don che ci ha visto crescere in oratorio e in parrocchia, il don che ha assistito al matrimonio dei nostri cari o il proprio, il don che ha accompagnato le nostre famiglie in momenti belli e anche in quelli la fatica del dolore, il don che ci ha battezzato, che ci ha accompagnato nelle nostre scelte di vita, il don che ci ha sostenuto nelle nostre cadute. Ognuno di noi ha incontrato, ha conosciuto Don Giancarlo in diversi momenti, diverse esperienze o situazioni, e ciascuno sicuramente avrà ricevuto da Don Giancarlo ciò di cui in quel momento aveva bisogno. Come penso Don Giancarlo, da questa comunità e da quella che ha incontrato, abbia ricevuto il 100 volte tanto rispetto al poco che noi preti riusciamo a testimoniare. È la vocazione presbiterale, doni, e quello che doni ritornerà a te a suo tempo 100 volte tanto. Ecco, la benediciamo. E benedizione, dico, però vi ringrazio tanto per questo bel momento che mi avete concesso di vivere con voi, con la vostra comunità. Ringrazio Don Roberto, che è il mio sindaco, della sua presenza, e mentre vi ringrazio questo salone che ho portato per l'oratorio dell'onorevole Giancarlo, pensavo di trasportare un po' questi ricordi, di saluti. Uno dei doni che non possiamo chiedere a Giancarlo e che faccia nascere qualche vocazione sacerdotale che è gioiosa, perché i nostri oratori saranno vivi, evidentemente finiranno i ragazzi e tante persone che si mettono a disposizione in gioco, ma se mancheranno i preti, capite bene che sarà tutto più difficile. Allora chiediamo a Giancarlo che tra i giovani della nostra comunità, che non sarà così bella, possa nascere qualche vocazione e in qualche modo possa proseguire l'opera. I preti di ieri, i preti di adesso, perché appunto insieme al popolo di Dio, tecnicamente il prete da solo non fa nulla, ma insieme al popolo di Dio possono davvero essere queste presenze che animano la vita della comunità. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Dio Padre, che ci guida e ci sostiene nella pazienza e nella carità di Cristo, sia con tutti voi. La prima parola
piano è casa di Dio in mezzo alle case degli uomini e il cuore della comunità. Fra essa e il paese c'era così un fecondo scambio religioso e sociale in vista dell'evangelizzazione e del servizio di carità. In questa trama di relazioni si inseriscono gli ambienti parrocchiali rinnovati che stiamo per inaugurare con la benedizione del Signore. Preghiamo come ci ha insegnato lui. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Noi ti vogliamo e ti rendiamo grazie, Padre, che mediante il sacramento del battesimo ci è innestato in Cristo della vita e ci hai fatto membro del tuo corpo che è la Chiesa. Tu, Pastore Eterno, doni al popolo cristiano per le mani dei tuoi ministri i tesori inestimabili del Vangelo e dell'Eucaristia, fulcro dell'edificazione comunitaria. Fai dalla scuola del tuo figlio che siamo in comunione di fede, speranza e carità per divenire il milito che fermenta tutta la realtà. Benedici questi locali al servizio della parola di Vangelo e rendi il punto di riferimento e incontro tra vicini e lontani, centro promotore di ogni generoso slancio verso la sua uomini, aiutaci a portare in un ambiente e situazione di vita, la forza rinnovatrice del tuo spirito, raduna gli uomini lacerati dispersi nell'unica famiglia pacificata dal tuo amore, per Cristo nostro Signore. Ravvivi noi, o Padre, nel seno di quest'acqua benedetta, la visione a Cristo, pietra fondamentale che ci sostiene e pietra angolare che ci unisce nel tuo amore. La vita di Mario Simone, per la sistemazione della targa che era stata depositata in parrocchia per andare persa e per l'idea insieme a Claudia di come impostare la lastra di intitolazione del teatro. Grazie per la presenza, anche all'autorità, ai sacerdoti, alla famiglia, a lottare in buona domenica. E grazie di tutto. Grazie.